sono incompatibili con la Costituzione e in tal senso contro quali condizioni devono essere intese le limitazioni di sovranità consentite dalla Costituzione? Un giurista che dovrebbe avere la capacità di comprensione e di applicazione delle norme costituzionali, no? In particolare io segnalo così, mettiamo là, l'articolo 11 della Costituzione, che è quello che ci dice a quali condizioni si può entrare nei trattati, in particolare nelle organizzazioni internazionali, e l'articolo 139 della Costituzione, che ci dice qual è quella parte della Costituzione che non è mutabile. Quindi noi abbiamo due limiti, no? Abbiamo una sorta di filtro in entrata, no? Se fosse il filtro del calcolatore di una volta, e poi abbiamo una linea che non può essere comunque superata, non è penetrabile, okay? perché sennò si rinuncerebbe alla democrazia. Allora, da questo punto di vista, questo ipotetico giurista che per adesso in astratto potrebbe coincidere con la nostra Corte Costituzionale, però non è ancora accaduto che abbia dovuto prendere posizione in concreto, cioè esistono degli enunciati astratti. Su questo punto, se questo giurista allargasse la sua analisi al significato economico dei concetti normativi di Maastricht e dei tutti i trattati conseguenti, dovrebbe ragionevolmente e senza particolari difficoltà pervenire all'idea che sono incompatibili, cioè che non poteva essere ratificato. Ma questo per un motivo, secondo me, radicale, o meglio, ci sono vari ordini di motivi, tanto volendo approfondire, non c'è punto dell'articolo 11 della Costituzione che sia rispettato nella ratifica dei trattati. Non solo, ma non c'è neanche un solo diritto fondamentale che non risulti compresso o posto in stato di sospensione o alterato in maniera sostanziale dall'applicazione dei trattati. Di fronte a una cosa così, diciamo, drastica, soltanto è ammissibile che questo non sia stato rilevato solo perché il linguaggio usato nei trattati e il clima culturale, diciamo politico-culturale che li ha circondati, ha impedito di svolgere questa riflessione. Grazie.